A soli 25 anni, Alessandro Magno, uno dei leader più importanti della storia, aveva conquistato più della metà del mondo allora conosciuto, gettando le basi per la costruzione di un grande impero. Fin da piccolo venne istruito da Aristotele, uno dei filosofi più grandi del passato, che si occupò non solo della sua istruzione, ma anche della continua crescita dei suoi pensieri. Alessandro il Grande non si fermava mai. La sua mente correva sempre di più e sempre più veloce rispetto a quella degli altri. E la sua visione era straordinariamente ampia, tanto da essere, a volte, quasi inconcepibile. Ogni giorno Alessandro osava di più, faceva di più, pensava di più, decideva di più. Aveva imparato a superare i limiti della mentalità della propria epoca e anche i suoi stessi limiti, quelli che appartenevano alla sua stessa mente. Certamente era una persona piena di coraggio, nonché di grande talento, ma era altrettanto consapevole che tutto ciò non sarebbe bastato. La mente, i pensieri, la visione, i talenti andavano indubbiamente allenati e non sarebbe bastato farlo una sola volta. Occorreva, senza ombra di dubbio, impegnarsi costantemente. Questa modalità e questo modo di prendere la vita e le cose si definisce mindset. Parliamo quindi ora di che cos'è il mindset, citando la più famosa studiosa mondiale del potere della mente, Carol Dweck. Il tuo mindset, dice Carol Dweck, determina i tuoi comportamenti di fronte alle situazioni che ti si presentano e il tuo modo di agire e di reagire in determinate circostanze. In pratica, il mindset è quell'insieme di credenze e condizioni mentali che assorbiamo durante la nostra vita, a partire dalla nostra famiglia e dalla società in cui viviamo, al tipo di educazione che riceviamo e alle esperienze che facciamo durante la nostra vita. Esistono due tipi di mindset: il fixed mindset, cioè il mindset fisso, e il growth mindset, cioè quello votato alla crescita. Il fixed mindset è proprio di chi è consapevole di possedere determinate caratteristiche e pensieri statici ed è convinto, purtroppo, di non poter crescere. Il growth mindset, invece, è tipico di chi ritiene di poter coltivare e accrescere le qualità di base che possiede. Per intenderci, una mentalità volta alla crescita vede il fallimento come uno stimolo per imparare, per migliorare o per correggere. Ogni errore diventa quindi uno stimolo e tutto dipende da come affrontiamo le cose. Passare dal fixed mindset al growth mindset è una questione di scelte. E in questo video ti darò 5 modi per migliorare la tua mentalità e metterti nello stato di crescita. 1. Per prima cosa, impara sempre dagli errori. Lo sbaglio è per te qualcosa di insormontabile o qualcosa da cui imparare? E le difficoltà sono situazioni in cui è meglio non trovarsi? Oppure sono ciò che ti serve per spronarti al successo? 2. Vai oltre. Proprio come Alessandro Magno, di cui abbiamo parlato all'inizio di questo video, per sviluppare una mentalità di crescita è necessario uscire da ciò a cui siamo costantemente abituati e andare verso qualcosa di diverso, di progressivo rispetto a ciò che viviamo sempre. Qui ti faccio un piccolo appunto. Tutto ciò di cui hai bisogno per avere successo è una profonda convinzione in te e in quello che fai. Lascia che sia la convinzione a guidarti. Se sei sicuro di potercela fare, ce la farai. 3. Abbraccia le sfide. Preferisci imparare a fare qualcosa in cui sei già bravo o imparare cose nuove? Con i problemi funziona nella stessa maniera. Preferisci diventare bravo a risolvere i problemi che già sai risolvere o sviluppare abilità di problem solving in quelli che non sai? 4. Impara ogni giorno. Essere dei perenni studenti per tutta la vita non è poi così malaccio. Essere studente significa anche essere disposto a crescere, a migliorare e a imparare. Ricordati sempre che tu sei l'unico responsabile della tua crescita. Il progresso va avanti. Non vorrei mica farti sfuggire l'avanzare delle cose. 5. Desidera feedback. Non temere il giudizio o la critica. Se ne hai paura, significa che non sei disposto a migliorare. Ricordati sempre che tu e tu solo sei responsabile della tua crescita e dello sviluppo del tuo futuro. Se ti è piaciuto
questo contenuto, iscriviti al mio canale e ricordati di condividere questo video e, perché no, lasciami pure un like. Ci vediamo nel prossimo video.